Ciao a tutte e a tutti, siamo un po' emozionati perché 2 anni quasi senza che questo posto suonasse non era facile, però non è stato facile per un altro motivo per cui ci troviamo qua prima del concerto a ricordare un amico, un compagno, Maggio. Penso che tutti lo conosciamo, abbiamo avuto un minuto, un'ora, 22 anni di amicizia con Maggio. Maggio era una persona che ti riempiva sicuramente lo spazio quando c'era. Era una persona che per anni è venuta a fare i capodanni con me e a Uova, con i ragazzini. Giustamente gli altri volontari volevano fare il capodanno con i loro amici e noi lo passavamo qui con lui e con orte di ragazzini e ragazzine che facevano il capodanno. Era sempre una persona molto disponibile, una persona che c'era e non è facile trovare delle persone che ci sono, che puoi contare veramente. E poi c'era il mondo della musica, il mondo che era il suo mondo. In questi giorni mi ha fatto molto piacere vedere tante testimonianze su di lui, su persone che hanno avuto un contatto con lui, hanno acquistato i dischi, hanno scambiato idee, hanno parlato con Maggio. E Maggio era il primo che arrivava qui al pomeriggio e uno voleva aiutare a scaricare, no, faccio io. Poi c'era sempre, scusate, ma volevo ricordare la solita battuta che facevamo io e lui, oh Maggio, e lui gratis. E sono cose che ti lasciano e non è semplice. E noi abbiamo voluto così, io ringrazio anche la famiglia, la sorella, fratelli e nipoti che sono qui presenti, abbiamo voluto dedicare il salone, questo, infatti abbiamo messo la targa qui dove lui stava, quindi penso che tutti ve lo ricordavate, anche nei concerti quelli più pieni del Cinerecchio, lui era presente sempre col suo banchetto, ma non solo, era una presenza solo con il suo banchetto, era proprio lui, e quindi ogni tanto quando non c'era perché doveva fare altre fiere o perché era stanco, perché non aveva voglia e tutti, ah ma non c'è Maggio, com'è così? Perché era un pezzo e quindi noi abbiamo voluto, proprio perché è un pezzo del cinema vecchio, abbiamo voluto dedicare il salone che è il cuore della musica di queste zone, 22 anni che questo salone suona e abbiamo voluto dedicarla a lui. E faremo 2 cose, la prima è la targa qui che adesso andremo a scoprire e poi faremo questo molto probabilmente, ecco, lo inaugureremo un'altra data importante che so che lui ci teneva molto, che era il 25 aprile, che è la festa per noi più importante e che viene festeggiata nel modo che deve essere festeggiata. E lui era sempre presente il 25 aprile, qua. E faremo poi un murales dedicato a lui, sempre qui nella sala, perché ci sembra giusto che questa sala, da adesso in poi, si chiami la sala Vecchi Maggiorino, detto Maggio, perché è significativo questo. Io adesso invito il fratello e la sorella, se hanno voglia, di venire qua. Se mi aiutate, se non vi sforzo a dire, se volete dire qualcosa, ben venga, però non vorrei. Sì, prego, tocca a voi.
anni, 22 anni, loro non pochi. Vi ringrazio molto. Adesso continuerà la serata, ci sarà un live, poi ci sarà il DJ set dei Foo, che proprio vuole ricordare maggio, quindi come abbiamo detto sui nostri social, chi ha portato un disco avrà la possibilità di sentire il pezzo che ci tiene del disco comprato da maggio. Io ringrazio ancora tutti e buona serata, speriamo di riuscire a ritornare col cinema, con la musica, tra queste mura, e sicuramente con questa targa ci ricorderemo sempre di lui. Grazie ancora a tutti.